Eccoci ancora qui, cari amici di Termoweb, con l'appuntamento con l'Aralda Abruzzese e con Salvatore Coccia. Ciao Salvatore. Salve, un saluto a tutti. Questa settimana un Araldo veramente con tanti, tanti, tanti articoli interessanti, ma noi dobbiamo sceglierne alcuni per forza di cose. E non potevamo evitare di parlare anche noi della tragedia della Marmolada. Colpa di qualcuno? Non si sa. Si poteva evitare? Non si sa. Una cosa certa è che, Salvatore, qualcosa bisogna fare perché il clima sta cambiando. Sì, io credo che una riflessione si debba fare, una riflessione seria, su due ordini di cose. Un ordine normale è la montagna, è ovvio che riserva tante sorprese, qualsiasi montagna, anche la nostra montagna del Gran Sasso. Non siamo nuovi ad incidenti purtroppo drammatici che accadono normalmente. Questa è una cosa. L'altra però, che è a monte e che è molto più importante, e noi l'abbiamo utilizzata per il titolo, cioè che interroga tutti, e qual è? È la cura della natura, è la cura, il Laudato Si', del creato, ma non è perché lo dice Papa Francesco, è perché stiamo avendo continuamente esempi drammatici di come, se non poniamo un argine a questa nostra mania di produrre a tutti i costi, di crescere nel modo sbagliato a tutti i costi, noi rovineremo il nostro ambiente. Ma non è un semplice slogan, cioè queste realtà drammatiche. E noi siamo molto solidali, vicini alle famiglie che purtroppo hanno avuto questo dramma forte, ma dobbiamo riflettere. Il problema è ancora una volta che probabilmente in questa sede, nella sede del dramma, ci sarà un susseguirsi, c'è stato e ci sarà un susseguirsi di personalità politiche, di ministri che faranno i soliti proclami e poi, cioè spente le luci, le famiglie rimangono col dolore e noi rimaniamo senza una concreta prospettiva per un futuro diverso. E Ma non so. Salvatore, mi domando, ma può solo l'Italia fare questo? Ci vuole una collaborazione generale. Certo, il personalismo e nel caso delle nazioni il nazionalismo è ancora una carie brutta per una visione globale, corretta e solidaristica. La solidarietà spesso viene predicata, ma molto poco applicata, purtroppo. Questo non solo, anzi, in temi di prossimità tra persone e persone, la solidarietà abbiamo visto che spesso viene applicata anche in un modo molto bello. Vediamo tutte le attività di volontariato, ma a livello di nazioni la solidarietà è ancora un flatus vocis, è solo una parola, non sono fatti ancora. La dimostrazione, tra l'altro, è per questa unità, per certi versi anche molto labile nei confronti della guerra, o meglio per combattere la guerra. Sembra quasi che certe nazioni vogliano che si faccia guerra per interessi certamente non solidaristici. E questo non è avere cura del creato, come dice il nostro Papa Francesco in Laudato Si'. Dobbiamo cambiare argomento. Questo è un argomento molto triste che in questi giorni ci sta facendo molto riflettere, ma un altro argomento su cui bisogna riflettere
E l'Araldo ha fatto un articolo, ha intervistato il segretario CISL di Teramo, Fabio Benintendi, e l'aumento dei prezzi. Sai, leggevo, Salvatore, una famiglia di Milano che con due stipendi arrivano a circa 4.000 euro al mese, hanno difficoltà con i prezzi di Milano, hanno difficoltà ad arrivare a fine mese. C'è stato un aumento di prezzi enorme. Voi avete fatto questo bellissimo articolo con Fabio Benintendi e avete posto l'accento sull'aumento dei prezzi. Questo è veramente importante. Sì, perché ci sono realtà che sono veramente molto drammatiche. L'esempio che tu fai di due stipendi per un totale di circa 4.000 È euro tantissimo in confronto ad altri. non è la normalità. La normalità è di stipendi ben più bassi e di famiglie, di diverse famiglie addirittura monoreddito. Di famiglie monoreddito che non hanno la fortuna di avere una casa in proprietà, che per cui la prima tassa, tra virgolette, mensile è il canone di affitto. E noi stiamo, io dico la parola proprio subendo, e non è bene, prima di tutto pensiamo all'aumento dei carburanti. Noi abbiamo voluto focalizzare nell'articolo l'aumento dei prezzi alimentari, cioè per andare avanti nella quotidianità, ma a monte c'è un prezzo esorbitante dei carburanti assurdo e di questo si deve far carico il governo, cioè chi di dovere. Non è possibile avere la benzina a 2 euro, ma non per andare a spasso. Tanta gente ha bisogno del mezzo di trasporto proprio per andare a lavorare. Ed ovvio che questo incide. Se poi a questo si aggiunge il lievitamento notevolissimo dei prezzi del cosiddetto paniere, non si parla più di paniere, del paniere, cioè dell'indispensabile. Non tanto per vivere quanto per sopravvivere, e sto usando delle parole riflettendo su quello che dico. Non è giusto sopravvivere. La dignità ci impone un diritto a vivere. E questo non è vita. Chiediamolo ai tanti che sempre più ricorrono alle varie Caritas, agli enti di assistenza in genere. E giustamente nell'intervista il segretario ha detto e le 200 euro di bonus una tantum, ma sono una goccia in un oceano, non risolvono e non possono risolvere e non può il governo proporre una soluzione del genere, che non è nemmeno tampone, non tampona un bel niente. Ma anche al governo, anche i politici, tanti hanno detto che c'è speculazione in giro, però non fanno nulla. E chi la controlla? Chi Non la fanno controlla la nulla. Un esempio speculazione? banale, non faccio nomi della ditta perché non è il luogo adatto. Una ditta che ha aumentato i prezzi, della pasta perché dice che il grano è aumentato, però nella sua etichetta c'è scritto 100% grano italiano. Punto. E già lì lascia un po' perplessi la cosa. Ma anche a Teramo stesso, qua a Teramo, a Giulianova, dove andiamo anche ai mercatini, ai mercati, il mercato, anche lì i prezzi sono lievitati in modo abnorme. Io mi domando anche, sì, è aumentato tanta roba, ma a raddoppiare i prezzi, perché noi parliamo dei nostri mercati che sono a chilometro zero praticamente, e vedere raddoppiato i prezzi è un po' strano. C'è tanta speculazione anche, però non sta a noi bloccarla. Chi sta nei posti giusti deve saperla bloccare. I politici a livello nazionale, i politici a livello locale devono fare qualcosa perché effettivamente non si arriva più a fine mese. Chi ha uno stipendio, alla fine dovrà, come dice l'articolo, alla fine dovrà rinunciare a qualcosa, dovrà tirarsi indietro.
perché non può fare, non ce la può fare più. Quindi questo è veramente complicato. Speriamo che si risolva, soprattutto, come dicevi tu, chi è monoreddito? Chi è monoreddito? I signori là di 4.000 euro non ce la facevano, non ce la fanno. Nell'articolo c'era anche scritto che pagano 1.800 euro di mutuo per una casa a 80 metri quadri. Certo, Oltretutto, poi dice che i certo, prezzi a Milano sono enormi in qualunque cosa, ma ci fa capire che se non ce la fa una famiglia con 4.000 euro, come ce la può fare una famiglia con 1.000, 1.200, 1.400 euro? È da riflettere tanto, tanto. Va bene. magari una famiglia con figli a carico, Con non figli a parliamo carico. di semplice coppia, anche Figli a di carico. una famiglia con due, tre figli anche. Passiamo a un altro argomento, un argomento noi vogliamo salutare adesso tramite l'Araldo e tramite anche Teramoweb, Suor Clementina Bonci. Chi è Suor Clementina Bonci? A Teramo c'è la chiesa dell'Annunziata dove c'è l'adorazione quotidiana, quindi permanente, e da tanti anni, da 60 anni, le suore missionarie dell'Eucarestia svolgono questa funzione qua a Teramo. Dopo tanti anni di onorato servizio, Suor Clementina, giustamente, ha diritto anche lei a riposarsi e andare in pensione. È da mo' che l'ha superato il tempo della pensione, però ha continuato lo stesso a lavorare. È tornata adesso a Fano, alla casa madre, a riposarsi. E non potevamo, oltretutto, Teramo Web sta all'interno, come sapete, della chiesa dell'Annunziata di Teramo. Non salutare Suor Clementina, che è stata fondamentale qui all'interno della Chiesa dell'Annunziata. E quindi anche con l'Araldo volevamo salutarla, dire questo nuovo percorso, diciamo così, questo inizio di pensione un po' ritardata, che vada veramente, che lei possa veramente gioire adesso di tutto il lavoro fatto bene qui da noi, è vero Salvatore? Certo. Non credo che ci sia un teramano che si è avvicinato un po' alla Chiesa dell'Annunziata che non abbia avuto modo di apprezzare il sorriso di Suor Clementina, cioè il vero esempio di accoglienza, di inclusione nella comunità. È una cosa molto bella, noi la ringraziamo per tutto quello che ha fatto per i teramani e anche per quelli non di Teramo che sono stati anche ospitati nella casa dell'Annunziata, specialmente studenti universitari, che io sappia. Ed è stata veramente una bella esperienza, un bell'esempio di tutti noi, ci risiamo in questo contesto proprio. L'esempio di accoglienza, di solidarietà, di rispetto, soprattutto oggi, nella tanta confusione che viviamo, è un fiore in un giardino. Bene, prima di concludere, io invito veramente a leggere l'Araldo di questa settimana. Ci sono veramente tanti articoli. C'è l'editoriale di Salvatore, che lo dico velocemente, Salvatore, se non ci allunghiamo troppo, che parla degli adolescenti, della difficoltà degli adolescenti, dei problemi che stanno vivendo, sia prima con la pandemia, adesso con la guerra, quindi i problemi vari che hanno gli adolescenti. C'è un altro bellissimo articolo che parla della maturità, le cinque fasi della maturità, fatto dalla studentessa neodiplomata che collabora con l'Araldo. Quindi anche quello, un consiglio per le vacanze, attenzione alle truffe, attenzione alle truffe, un consiglio appunto per le vacanze. Si parla del nuovo segretario della CEI, guardate quanti argomenti ci sono veramente questa settimana nell'Araldo abruzzese. E c'è anche, e questo è anche interessante, viene svelato il logo del Giubileo del 2025 e ci viene anche un po' spiegato il logo del Giubileo. E voglio ricordare anche il pellegrinaggio dell'Unitalsi a Lourdes. Andate a vedere l'Araldo, così vedete tutte le notizie per il pellegrinaggio, come fare, ci si può andare sia in aereo che in pullman. E quindi
Leggete l'Araldo, compratelo, abbonatevi. L'altra volta vi ho detto usatelo sotto l'ombrellone, poi vi riparate dal sole. Beh, questa volta potete anche leggerlo e quando nel pomeriggio fate la siesta sotto l'ombrellone, lo mettete sul volto e vi addormentate. Non importa, l'importante è che lo leggete e che lo comprate. Va bene, a parte le battute, grazie Salvatore anche questa settimana del tuo aiuto, la tua collaborazione, grazie a tutti voi e appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Saluto.